Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Cala. Calopsite, sigla. Questo video è riferito a un messaggio che mi è arrivato da parte di, non credo che sia un iscritto a questo punto, non lo so, comunque da parte di un utente. Questo messaggio è riferito al concorso che noi facciamo per quanto riguarda le gabbie, il concorso, questa cosa che noi andiamo a fare, creare un corso, per quanto riguarda le gabbie. E il messaggio dice questo. Ok. Questo qua è un argomento, secondo me, estremamente delicato. Probabilmente io credo di averlo già trattato precedentemente, questo non me lo ricordo, sinceramente. Però comunque è un argomento molto delicato, perché questo tipo di messaggio, che io ho deciso tranquillamente di... Allora, voi sapete che i commenti io li vado a filtrare, semplicemente perché voglio evitare che magari escano fuori dei commenti stupidi, inappropriati oppure volgari. Però invece questo commento ho deciso di metterlo in evidenza. Perché? Perché secondo me questo è un messaggio molto importante. Ci viene contestato, a tutti, pure a voi, che noi teniamo i nostri animaletti nelle gabbie. Allora, togliamo il discorso che li addomestichiamo, che comunque la maggior parte del tempo sta fuori le gabbie. Togliamo questo discorso perché secondo me una persona che scrive questa cosa sicuramente non segue, soprattutto non ha mai avuto un pappagallo, ma come amico. Allora, detto questo, quindi mi sembrava corretto e giusto andare a chiarire questa situazione qua. Allora, veniamo accusati tutti quanti che siamo delle persone sgradevoli, siamo delle persone che costringono i nostri amichetti con la luce a restare in gabbia, quando invece gli uccelli dovrebbero volare liberi. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che gli uccelli debbano volare liberi. C'è però un piccolo cavillo, cioè una piccola cosetta che magari è sfuggita a lui e a tutte quelle persone che scrivono questo. Gli animali che trattiamo noi, quindi i canarini, i diamanti mandarini, le calopsiti, non è che noi una mattina ci svegliamo, andiamo nella foresta, andiamo in Australia, andiamo nelle zone calde e prendiamo una rete, li rubiamo, facciamo contrabbando, li portiamo qua e ce li infiliamo dentro la gabbia. No. Noi andiamo a comprare degli esemplari che sono già nati all'interno di una gabbia. Gli esemplari che sono già nati all'interno di una gabbia hanno il cibo sempre pronto, l'acqua sempre pronta, la gabbia sempre pulita. Quindi non sono degli animali abituati a vivere all'esterno, quindi con tutti quanti i pericoli che ci possano essere. Che cosa facciamo semplicemente noi? Invece che lasciarli all'interno della gabbia, gli diamo dell'amore. Gli facciamo conoscere un altro lato dell'amore che loro non conoscono e che non potranno mai conoscere, perché se noi compriamo un diamante mandarino, se noi compriamo una calopsita, una cocorita e crediamo di dimostrargli amore liberandola, in realtà noi la stiamo mandando verso la morte, perché il primo predatore la ucciderebbe immediatamente e se non la uccide subito morirà di fame, appunto perché è nata in un ambiente comodo e non è abituata all'aperto. Invece noi dov'è che dimostriamo l'amore verso questi animalucci? Dandogli una seconda possibilità. Noi siamo lì per comprarli, amarli, abituarli a fidarsi di noi e quindi a uscire fuori con noi. Hanno la sicurezza di essere protetti da noi, hanno la sicurezza di avere il cibo, l'acqua sempre, hanno la sicurezza di vivere in un ambiente pulito e soprattutto possono vivere la gioia di non essere costretti a rimanere all'interno della gabbia per sempre. Questa è quella forma di amore che noi, l'unica forma d'amore che noi possiamo dare a questi animaletti. Quindi per me tutte le persone che vanno a comprare un pappagallino, che vanno a comprare un diamante mandarino, io le vedo come delle persone buone che vogliono dare amore e stanno dando in quel momento
una seconda possibilità a questi animalucci, cioè gli stanno facendo vedere un'altra forma di amore bellissima e meravigliosa, una forma di amore comoda. Quindi il fatto che tu magari mi vieni a dire gli animali devono vivere liberi, l'uomo già sta facendo troppo danni, io posso essere d'accordo, ma non in questo contesto, perché in questo contesto liberare un animale abituato a stare scusate Oh, che è successo? Hai fatto anche tu. Liberare un animale che è nato in gabbia, che è abituato ad avere tutto sempre pronto e disponibile, quello significa portarlo verso la morte. Allora, prima di scrivere queste fesserie, perché per me queste sono fesserie, uno dovrebbe un attimo andare ad analizzare nel dettaglio. Che cosa succede a questi animali? Noi non li prendiamo per portarceli in casa e ammazzarli, no. Noi li prendiamo per farli diventare parte della nostra famiglia. Allora, se tu vai in un orfanotrofio e adotti un bambino, lo porti a casa tua, lo ami, gli dai amore, ok? Quel bambino sarà felice. Invece se rimane all'orfanotrofio non conoscerà mai realmente l'amore. La stessa cosa è per questi animali. Noi li prendiamo da un negozio, li portiamo a casa per dargli amore, per fargli conoscere l'amore. Allora, quando si va a fare un commento, secondo me bisogna anche un attimo filtrare, cioè bisogna usare il cervello. Perché tu prima di accusare una persona, delle persone che siamo noi, prima di accusarle in questo modo, dovresti fare una cosa intelligente in riferimento però ad altri contesti. Dovresti un attimo analizzare i video, un attimo analizzare le persone che scrivono questo vi nei video, che comunque partecipano nel video. Dovresti fare prima un'analisi dettagliata e poi renderti conto se effettivamente è una cosa da scrivere o no. Questo però chi è che lo può fare? Una persona che realmente ci tiene, che realmente pensa a questo e avrebbe utilizzato anche una forma diversa, l'avrebbe chiesto in maniera diversa. Siccome secondo me chi ha scritto questo commento è una persona che doveva scrivere qualche cosa al volo, non lo so, per sentirsi importante, non lo so per quale motivo, senza riflettere, ha aperto bocca e dato fiato, facendo una figuraccia fondamentalmente. Questo qua è un messaggio che io vorrei mandare a tutti, in particolare agli animalisti. Vi ricordo che io feci anche un video dove mi ero incazzato, e manterrò la parola incazzato, per il fatto che molti tagliano le ali ai propri animalucci. Su quello non ho mai visto un commento dove si mettesse in evidenza una cosa del genere. Perché non lo commentate? Quella è una cosa che non bisogna fare. Quella è una cosa che non va assolutamente fatta. E quella è una cosa che bisognerebbe denunciare. Quindi io non capisco per quale motivo a me o altri youtuber che comunque mostrano i propri animali, non capisco per quale motivo vengano fatti dei commenti sterili e inutili, secondo me, e poi in realtà a chi veramente sta facendo del male al proprio pappagalletto non vengono fatti. C'è una youtuber che non è italiana, non andrò né a citare di dov'è e neanche chi è, che io comunque seguivo perché all'inizio mi piaceva tantissimo e ha un sacco di iscritti. Questa youtuber taglia le ali ai propri animali. Allora, parliamoci chiaro, quello per me non è amore. Ah, che tu spieghi come si addomestica un animale, ti fai vedere con l'animaletto sulle spalle, bla bla bla, prendi un botto di iscritti, perché comunque lei tante cose, cioè quello che dice è giusto. Però già il fatto che io vada a vedere che sto animaletto è vero che ti sta sopra la spalla, ma prima di farlo stare sopra la spalla, gli hai tagliato le ali, quindi gli hai impedito di muoversi, quello per me non è amore. Quello che è amore è quello che facciamo noi, che senza tagliargli le ali, senza mettergli quel benedetto scotch, noi riusciamo a conquistarli, non addestrarli, a conquistarli. Qui non stiamo parlando di un circo dove prendiamo i leoni, li costringiamo a fare determinate cose. No, qui parliamo di esseri umani che acquistano un pappagalletto, lo addomesticano, che è diverso da addestrare. Addestrare tu gli insegni delle cose, addomesticare tu gli insegni ad amarti. Ma come glielo insegni? Facendoti tu per primo amare e amandolo
il più possibile. Oh, una persona che ama il proprio animale, io vedo dei video meravigliosi che mi mandate, chi gioca con i figli, con i genitori, l'animaletto che sta sempre i bacetti. Quello è amore, non mi puoi venire a dire no, quel pappagallo devi strappare da quel contesto e farlo volare libero. Se vola libero nel mondo, caro il mio, ma neanche. Comunque, se vola libero nel mondo, se non trova cibo muore, ma appena arriva un predatore, lo fa secco. Non ci piove perché non si sa difendere. Perché? Perché è abituato all'uso. Allora, se tu è come se io adesso ti chiedessi, proprio a te, no? Che hai scritto questo commento, non so neanche se mi stai a guardare. Comunque, è come se io adesso ti chiedessi, ok, spogliati, esci fuori, vai nel Sudafrica, nella parte più povera del Sudafrica, tu che sei abituato alla comodità e te ne lamenti, e vivi là. Che succede? Come te lo trovi il cibo? Come resisti al sole? Come fai? Ok, se non lo puoi fare tu, perché lo dobbiamo costringere a far fare i nostri amichetti con la luce? Ok, detto questo, io questa parentesi mi auguro di poterla chiudere. Noi sappiamo l'amore che abbiamo per i nostri amichetti con la luce, è vero, anche perché se no questo non lo facevano. Questo è sicuro. Questo rapporto d'amore non lo facevano se comunque noi non riuscivamo a conquistarli. Vabbè, non mi voglio dilungare più del dovuto. Questo video secondo me è utile per tutte quelle persone che magari pensano che noi facciamo del male ai nostri animaletti, è utile per tutte quelle persone che amano i propri animaletti e quindi si tranquillizzano nel sentire questo che sto dicendo e quindi per me questo è un video veramente utile. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, mi piacerebbe che anche voi, come posso dire, mi piacerebbe che proprio voi vi poteste aprire, vi poteste difendere, però attenzione, no parolacce, no cattiverie, niente di tutto questo. Però voglio sentire anche la vostra voce sotto questo video, perché questo non è un'accusa fatta a me, ma un'accusa fatta a tutti quanti. Quindi è giusto che noi andiamo a tranquillizzare queste persone. Ditemi che cosa ne pensate, ditemi che cosa fa di bellissimo con voi, scrivetemelo nei commenti, cioè partecipate, parlate anche voi perché è giusto che sia così. Allora, detto questo, nulla, io vi ringrazio sempre perché siete tantissimi. Gina, ci daje, Uga, vuoi? Oh. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi ma non troppo, si rinasconde, ciao.